vediamo che cosa succede. Secondo me non succede una mancia. Pronto? Sì, pronto? Parlo con il signor... Pronto? Pronto? Sì, parlo con il signor Diego? Sì, sono io, signor Diego. Guardi, signor Diego, noi qui abbiamo riscontrato dei problemi sulla... la sua radio. Praticamente non è stato pagato un copyright, non so se lei conosce bene la legge, però purtroppo per delle persone come lei devo fare la notte tarda in ufficio. Io adesso non ho Pronto? Non ho capito. Sì, le spiego, io sono un sottocorso, naturalmente le faccio l'anno superiore, perché lei ha fatto una radio su internet e non ha pagato il copyright. Quindi dobbiamo risolvere questo problema prima di inviarla a casa la sanzione, che è di 377 euro. Penso che possa parlare due secondi. Aspetta, perché c'è il casino qua, esco fuori. Sì. Ci sono, aspetta. Sì. No, ci sono, mi dica pure questa. Sì, stavo dicendo che sì. Praticamente, ora poi le passerò a mio superiore, lei non ha pagato un copyright e quindi ha una radio su internet. Sì, lo so. E cioè, nel senso, io prima di inviarle la sanzione a caso ho preferito chiamarla, visto che sono riuscito a trovare il contatto, e quindi adesso la metto in contatto con il mio superiore e poi le spiegherà tutto quanto, come fare e come non fare. Anche qua subito adesso, come? Sì, quando... sì, la faccio subito, così poi faccio festa anch'io, che per me okay. È la fine dell'anno anche per me, un attimo, eh. Ok, perfetto. La metto in linea, in attesa. Sì, sì. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Salve, come penso l'abbia passato al centralino qui la telefonata. No, io sì. Stavo appunto esaminando, mi sono trovato, sa, noi facciamo dei controlli a campione, sfortunatamente il campione è stato lei. È stato preso sì. Che passare dei pezzi in radio, però non mi risulta che lei ha pagato il copyright. E quindi ci sono stati dei, a me qui mi è giunta, proprio via email, sono dei tabulati che mi segnalano il pezzo che è passato in radio. E ci sono anche, proprio qui c'è già l'autore che tra l'altro voleva sporgere querela e si rivolgono anticipatamente a noi, siamo qui, facciamo da filtro tra sì. L'autore e la messa, diciamo, cioè la verbalizzazione delle sanzioni. E prima di arrivare proprio a fare un verbale, noi in genere chiamiamo i diretti interessati sì. Per trovare soluzioni di compromesso. Ma ora io è corrente di aver passato pezzi, non aver depositato la imposta, oppure lei è totalmente strani ai fatti, no? Cioè, mi dica un po' lei. No, se si può sapere il nome della cosa. Ma guardi, i nomi sono vari, ci sono perlomeno tre brani accertati, proprio verificati da noi, e le denunce sono già arrivate da noi, per questo l'ho chiamata. Comunque se lei è interessato se è disponibile da fare un attimino, io le passo direttamente, il responsabile, l'esaminatore. Io diciamo sono quello che, come posso spiegare, la mia funzione è solo a livello comunicativa. Io verifico il problema, accerto, comunico e poi sta, diciamo, all'interlocutore decidere cosa fare. Se lei mi dice evitiamo subito di prendere la sanzione, troviamo una soluzione di compromesso, io la mando all'ufficio sinistri e vediamo un po' di risolvere la pratica. Poi magari nel caso mi ripassano a me, diciamo, la palla e la concludo, o l'archivio, o sanziono, o vediamo cosa dice l'ufficio sinistri per il compromesso. Lei cosa ne pensa? La passo all'ufficio sinistri, procedo io all'ufficio, o mandiamo la sanzione? Perché di queste cose qua non me ne intendo neanche, cioè non so... Non è lei responsabile? Aspettiamo. Guardi, se lei non se ne intende... Si fidi di me, guardi, io glielo dico, siccome si parla di diverse cifre importanti, sentiamo cosa dice l'ufficio sinistri, poi a fare la denuncia, un compromesso siamo sempre in tempo, però io all'ufficio sinistri passerei, perché sinceramente, cioè noi non siamo qui che si vuole segare le gambe alla gente, lei tra l'altro penso sia anche giovane, penso che la lavori con passione, non penso voglia fregare soldi alla gente, quindi ci mancherebbe altro, no? Lei è d'accordo? No, sì, no, perché non capisco solo... Perché dove faccio la radio io? Dov'è l'ingrippo? Come? Non capisce dov'è l'ingrippo, non capisce bene com'è possibile. No, perché io so cosa c'era questa
piattaforma su internet che fa, permette a tutti di fare la radio e pagano tutto. Ma infatti, loro, cioè, ma infatti guardi, noi l'abbiamo chiamata apposta perché, cioè, lo so che lei non voleva proprio fare una cosa illegale, cioè noi siamo proprio da filtro, facciamo proprio da filtro, brani... le bastoneremo aggiornate, è per questo che noi facciamo da filtro, le passo l'ufficio sinistri, va bene, così cerchiamo di risolvere tutto, poi nel caso mi rimandano a me la palla e decidiamo, dai, ci veniamo incontro, su, non le vogliamo dare una batosta di fine anno, allora attenda in linea. Rondo, buonasera. Rondo? Grazie. Pronto? Qua ci sono tre pezzi che non sono stati pagati. Uno si chiama di Gigi Lamarra Napoli, l'altro si chiama Ulla Lulla e l'altro ancora si chiama... Come cazzo si chiama questo pezzo? Io? Dimmi un po'. Chi lo pezzi di... Senta mai, lei... Ullaralla. È un cantante napoletano. No, ma chi è? Un remix. Se mi può ridire i titoli che almeno li dico... Mo si spiega. Allora, Ullala, che è di Gigi Lamarra. Di Gigi Lamarra. In Napoli. Il cantante piccolo. Anche così, Mario Marco Tavole. Allora, senta, signora. E chi lo basso? Allora, non ci ha pagato la SIA. Allora, poi ci spiego. Sì, e poi non ha pagato pure il flip sulla canzone A Wok da Wallera Li Babà. Un pezzo, diciamo, arabo, napoletano. Sì, ma è uscito fuori, remix. C'è dica remix. Scusi, la versione remix. E poi sembra che non abbia pagato il flip su un altro pezzo ancora che ha passato su internet, che si chiama Aslam Hallarham. Un pezzo arabo, una chiavica proprio. È disposto a pagare. Ma chi ne passa questi pezzi? Ma che cazzo? Io, cioè, non questi pezzi, se mi dovreste mandare... Vabbè, ma poi scusi, signor, ma sta musica è merda, ma sono la radio, abbia pazienza, è una chiavica proprio. Ma facitelo dire, è una cosa stressante. Ti dovrei fare pagare la burto solo per questo, diciamo... disco che ci ha messo in coppa. No, ma perché vorrei sapere... No, non è quello il problema, perché... C'è stato un problema, perché i bambini ascoltano Wallallà, Assalamah, ma faccia il piacere, No, mio figlio... io... non è quello il problema. È il problema è grosso, perché mio figlio stava con più testo tutta la notte, ma sprantagata a Waller per comprare sto computer, e poi si collega con la sua radio, e ci sente sta musica e merda, abbia pazienza! Si ringuagnano tutti cose proprio! No, bisogna vedere una cosa... Mi scusi? Sì. Posso parlare? No, sì. Parli pure. Allora, no, le spiego come beccare i pezzi così, sinceramente, non mi ricordo assolutamente, è possibile magari, però io ho questa... C'è questa piattaforma, posso dire anche il nome, come... si chiama Spreaker, questa piattaforma su internet. Come si chiama Spreaker? Spreaker, sì. Ma scusi, ma lei che fa? Mette i dischi sopra i crackers? Ma che minchia fa lei? Abbia pazienza! Come? Non ho capito. Ma che mi dice? Che vuole mettere gli dischi sopra i crackers? Ma cosa le passa? Si chiama Spreaker. Insomma, c'è questa piattaforma che permette a tutti di crearsi su internet, sul web, uno show così. E ci sono delle canzoni che sono già sulla console lì. Sì? C'è? È sentito un interferenzo. Mi sente ora? Sì, la sento bene. Allora, no, le spiego così almeno, se no non si capisce nulla. Allora, c'è questa piattaforma su internet che permette di fare questi show, questa radio, e ci sono delle canzoni che sono già lì nella console, e poi te ci puoi mettere tutte quelle che ti pare nel... Pronto? Mi sente? Abbia pazienza, ma se lei mi fa i versi al telefono, io che ci sto a fare? Sente? Vabbè, ho capito. Allora, ci paga la tassa e il flip? E però ci sono delle canzoni che le puoi caricare anche te dal PC, cose così. Mi sente? Pronto? Madonna Milo Carmine, che botte che hai preso! Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? La sente, mi dica. Io no, perché non capisco anche se tu hai uno scherzo o no, perché non capisco... Direi di sì, Mi sa che sei su figli di Marabbe, lo scherzo te l'ha fatto signore, ci facciamo un applauso!
Diego! Sì! Non ti scagazzare tutto, stiamo scherzando, dai! Ciao piccolo! Chi è? Scusa? È andata bene con l'ufficio sinistri? Anche destri? Sì, ma l'avevo immaginato che era certamente, Diego, immaginato, Diego, sei tu figli di Barabba, vuoi salutare qualcuno? Chiedila! Che? What? Chiedila! No, dicevo, vuoi salutare qualcuno? Voglio salutare... E non saluti nessuno! Siamo merda dell'animo! Facciamogli un applauso! Bravo! Comunque ho ricevuto un bello scherzetto telefonico ieri, potevate sentirmi anche in diretta, infatti appena ritrovo il video così lo pubblicherò perché mi voglio risentire, da parte dei due tizi che fanno gli scherzi telefonici in diretta TV, e c'è il mio caro amico Simone che gli ha chiamato un messaggio, gli ha detto chiamate questo numero e fatevi questo scherzo riguardo i figli di Barabba. Ho ricevuto uno scherzo dei figli di Barabba e ci sono praticamente cascato, tutti a ridere perché a proposito di questa radio, perché dicevano non è pagato e quindi è successo, facevano finta di essere dell'ufficio sinistri, che poi l'ufficio sinistri è quello di Fantozzi, quindi cioè anch'io sono proprio stato stupido, cioè mi merito un applauso. Comunque, scherzi a parte, mi ha fatto piacere, soprattutto mi sento sollevatissimo, perché mi ero cacato addosso, devo dirlo, e quindi tutto si è risolto per il meglio, vi farò sapere quando avrò questo video qua registrato, perché mi hanno detto che l'hanno registrato anche, e che sono stato grandissimo, insomma, vabbè, figure di merda non mancano mai. La cena è andata tutta bene, i regali l'ho già detto, mi hanno regalato la spada cinese, i cinesi, siccome è il mio compleanno, mi ha detto, e mi ha regalato questa spada, insomma.